Compleanno amaro per gli esodati lodigiani a 2 anni dalla riforma Fornero delle pensioni. Sono ancora più di 300 gli ex dipendenti di aziende multinazionali ancora privi della certezza della pensione. Lo hanno ricordato i passanti in Piazza Castello, un gruppo di esodati che sta ancora lottando per vedere garantiti i propri diritti. Venerdì in programma un altro presidio, questa volta a Roma, davanti all'ingresso di Montecitorio. L'unica buona notizia per loro è arrivata dalla Regione Lombardia. Il Pirellone ha stanziato i fondi necessari ad una trentina di esodati per proseguire la mobilità in deroga fino al 31 dicembre del prossimo anno, quando scatterà l'agognata finestra pensionistica.